Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Cari fratelli e sorelle, nel Signore siamo giunti al terzo giorno di questa novena che ci sta preparando al Santo Natale. I versetti dell'Alleluia che introducono il Vangelo ogni giorno ci presentano un aspetto nuovo del Figlio di Dio, del mistero del Figlio di Dio che viene. Ieri abbiamo sentito presentato, ci è stato presentato Gesù come Figlio di Dio, sapienza dell'Altissimo. E oggi invece il Signore viene presentato come nostra guida, colui che interviene con mano potente per la nostra liberazione, per liberarci. Infatti dice il versetto: O Signore, guida della casa di Israele, vieni a liberarci con braccio potente. Ecco, in questa speranza, in questa fiducia che Dio sempre interviene nella nostra vita per portarci a quella sempre più profonda libertà del nostro cuore, liberi per poter scegliere Dio in ogni momento, per poter scegliere il regno di Dio, per poter scegliere Cristo Gesù nella nostra vita. Chiediamo ora perdono dei nostri peccati, riconosciamo che abbiamo bisogno del perdono di Dio, perché da soli non possiamo salvarci. Apriamoci alla misericordia del Signore. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e a voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Oppressi a lungo sotto il giogo del peccato, aspettiamo, Padre, la nostra redenzione, la nuova nascita del tuo unico Figlio, ci liberi dalla schiavitù antica. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Geremia. Ecco, verranno giorni, oracolo del Signore, nei quali susciterò a Davide un germoglio giusto, che regnerà davvero re e sarà saggio, ed eserciterà il diritto e la giustizia sulla terra. Nei suoi giorni Giuda sarà salvato e Israele vivrà tranquillo, e lo chiameranno con questo nome: Signore, nostra giustizia. Pertanto, ecco, verranno giorni, oracolo del Signore, nei quali non si dirà più: per la vita del Signore che ha fatto uscire gli israeliti dalla terra d'Egitto, ma piuttosto: per la vita del Signore che ha fatto uscire
e ha ricondotto la discendenza della casa di Israele dalla terra del settentrione e da tutte le regioni dove li aveva dispersi. Costoro dimoreranno nella propria terra. Parola di Dio. E rendiamo grazie a Dio. O Dio, affida al re il tuo diritto, al figlio di re la tua giustizia. Egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia e i tuoi poveri secondo il diritto. Nei suoi giorni fioriranno giustizia e pace. Perché egli libererà il misero che infuoca e il povero che non trova aiuto. Abbia pietà del debole e del misero e salvi la vita dei miseri. Nei suoi giorni fioriranno giustizia e pace. Benedetto è il Signore, Dio di Israele, egli solo compie meraviglie, e benedetto il suo nome glorioso per sempre. Della sua gloria sia piena tutta la terra. Amen, amen. Nei suoi giorni fioriranno giustizia e pace. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Lettura del Santo Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, oh Signore. Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto, e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio, e lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi. Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore, e prese con sé la sua sposa. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Alleluia, alleluia, alleluia. I Vangeli in questi giorni di preparazione al Natale ci vengono presentati, ecco, i Vangeli dell'infanzia. Ho
Ogni giorno costruiamo, giorno dopo giorno, quel presepe che ci mette di fronte al mistero dell'incarnazione. E la figurina che oggi mettiamo nel presepe è quella di Giuseppe. Ma è soprattutto nel salmo responsoriale che abbiamo pregato dopo la prima lettura, tratto dal Salmo 71, che vorrei attirare un po' l'attenzione. Benedetto il Signore Dio di Israele, egli solo compie meraviglie. Dio veramente compie meraviglie, che se noi le vediamo e ci lasciamo, ecco, avvolgere dalle meraviglie di Dio, entriamo nello stupore, stupore di fronte a quello che Dio compie per noi, alla bellezza, alla bontà, all'amore di Dio. Queste sono le vere meraviglie che di fronte alle quali noi rimaniamo a volte a bocca aperta, talmente sono immense e grandi. Pensiamo alle meraviglie del creato, quando guardiamo un cielo stellato, quando guardiamo le creature, gli animali, i fiori. Come non rimanere meravigliati di tanta bontà, di tanta bellezza? Poi pensiamo anche alle meraviglie che Dio compie nella storia degli uomini, quando Dio interviene con la sua bontà, con il suo amore, ci fa sentire la sua vicinanza, muove, smuove, mette insieme le cose e ci meravigliamo di quello che Lui compie per amore per noi. Le meraviglie della storia della salvezza. Stiamo in questi giorni vivendo proprio, ecco, compiamo proprio questo percorso della storia di salvezza e rimaniamo meravigliati. E ci stiamo preparando per rivivere la più grande delle meraviglie di Dio, l'incarnazione del Figlio di Dio, il Verbo di Dio che si fa uomo, che entra nella storia degli uomini. Ecco la vera meraviglia, meraviglia delle meraviglie. Molte volte però questi grandi doni che Dio compie noi non riusciamo a vederli o non riusciamo ad accoglierli pienamente, magari ci passano via, sfuggono via. Vi è come una cecità in noi che ci impedisce di vedere veramente. E allora dobbiamo per questo imparare a usare un nuovo paio di occhiali, e occhiali che noi sappiamo che gli occhiali rafforzano la nostra debole vista, no? La nostra miopia. Ma vi è anche una cecità, una miopia spirituale, non soltanto corporale, che non ci permette di vedere pienamente, ecco, le opere e la presenza di Dio. Allora abbiamo bisogno di metterci questo paio di occhiali nuovi che permettono di vedere o più da vicino o più da lontano quello che è il mistero di Dio. E questi occhiali hanno due lenti. Una è la lente della fede e l'altra è la lente della speranza, speranza cristiana. E le letture di oggi ci parlano proprio di quest'ultima, la speranza. Nella prima lettura, tratta dal libro di Geremia, noi sappiamo che il libro di Geremia, profeta Geremia, vissuto in un tempo in cui il popolo di Israele stava vivendo un periodo drammatico, oscuro, era quello dell'esilio in Babilonia. Gerusalemme era stata invasa, distrutta, il Tempio, non aveva più nel Tempio, nel luogo del culto, erano in una patria straniera, pagana, la sofferenza, la drammaticità della situazione, l'umiliazione era grande per il popolo eletto. Ecco, in questo tempo di esilio però, lontani da Gerusalemme, il profeta Geremia
Tuttavia, in questo, come ce lo presenta in questo brano, fa una profezia carica di speranza e annuncia due oracoli, due promesse, potremmo dire. La prima è quella che nascerà un re nuovo, una nuova guida, una guida che permetterà al popolo di sperimentare la liberazione, e sarà una guida che guiderà con giustizia, con saggezza, un vero pastore, una vera guida. Ecco, qui intravediamo la figura del Messia che doveva venire, e intravediamo noi la figura, la persona di Gesù, il Messia. E l'altro oracolo che Geremia annuncia è quello della fine dell'esilio, dunque della liberazione di un tempo di sofferenza e di umiliazione. E questo avverrà proprio non per l'opera degli uomini, per un proprio cambiamento dell'uomo, ma sarà per un intervento potente di Dio. Dio interverrà e compirà queste promesse, questi oracoli. Allora, fratelli e sorelle, grande è veramente l'amore di Dio, e può compiere tutto questo. Questi oracoli possono essere anche per noi. Dio mantiene sempre le sue promesse. È talmente grande il suo amore che ci dona al di là di quello che lui promette. Promette e talmente desidera donarci quello che ci promette che ce ne dà in abbondanza. E la prova ne è Cristo Gesù, il Figlio di Dio, l'amato del Padre che ci è stato donato. È venuto in mezzo a noi. Ecco la realizzazione di tutte le promesse, la piena realizzazione delle promesse di Dio, Gesù Cristo. Allora, se ci sentiamo anche noi lontani dalla nostra vera patria, chiaramente non quella terrena ma quella celeste, se ci sentiamo anche noi, ecco, schiavi, non liberi, come lo era il popolo di Israele in esilio, allora andiamo da colui che è la promessa delle promesse, la realizzazione di tutte le promesse, Cristo Gesù, nostro liberatore. Se ci sentiamo confusi, se ci sentiamo incompresi, in cammino in una valle oscura, allora andiamo da Gesù, promessa di Dio, che è la nostra vera guida, il nostro pastore, la nostra speranza, poiché Lui sempre cammina con noi e con noi. La profezia di Geremia non dà indicazioni solo però per la vita presente, ma ci apre a una visione molto più ampia. Infatti abbiamo sentito alla fine della lettura: costoro dimoreranno nella propria terra. Ecco, l'ultima nostra vera liberazione, il nostro ultimo esilio, il nostro ultimo esodo dall'esilio sarà quello che ci condurrà nella terra promessa, che è il cielo. Quindi Gesù è venuto per liberarci, per guidarci verso quel fine che è l'eternità. Noi viviamo già il futuro del nostro presente in Cristo Gesù, viviamo già quel già, anche se non in pienezza, non ancora in pienezza, ma già con la nostra vita cristiana a noi viene anticipato già il cielo, viene anticipato l'eternità. Ecco, allora, nella comunione che tra poco faremo con il Signore, quando riceveremo l'Eucaristia, Lui ci trasferirà nella vita con il Padre, entreremo nell'eternità. Allora, con questa speranza, ma anche con questa fede, viviamo questa Santa Eucaristia come se fosse la prima e come se fosse l'ultima, pienamente, ecco, in comunione con il Signore. Sia lodato Gesù Cristo.
La prontezza e lo spirito di sacrificio di San Giuseppe ci edificano. Preghiamo perché il Signore conceda anche a noi disponibilità e magnanimità. Crea in noi un cuore nuovo, Signore. Le prove alle quali fu sottoposto Israele sono state numerose e gravi, ma da tutte lo ha liberato il Signore, perché non venga mai meno la nostra fede nella bontà e nella potenza di Dio, preghiamo. Il mondo è pieno di sofferenti abbandonati e di poveri cui è concesso solo di appellarsi alla clemenza di Dio, perché in profonda solidarietà con tutti i fratelli sappiamo farci voce di quanti hanno bisogno della protezione divina. Preghiamo. Crea in noi un cuore nuovo, Signore. Il dramma di Giuseppe, cui accenna il Vangelo, richiama al nostro pensiero tutte le incertezze, le crisi e, a volte, le lacerazioni interiori cui è soggetto l'animo umano, perché sappiamo affrontarle con la prudenza, la serenità e l'abbandono in Dio dello sposo di Maria. Preghiamo. Crea in noi un cuore nuovo, Signore. La Sacra Famiglia di Nazareth ebbe in Giuseppe un membro eccellente per virtù e per governo, perché nella Chiesa non manchino pastori santi e nella società civile reggitori saggi che guidino gli uomini a formare una sola grande comunità. Preghiamo. Crea in noi un cuore nuovo, Signore. I fedeli defunti che si sono nutriti qua giù del corpo di Cristo, pane di vita eterna, nell'ultimo giorno siano risuscitati per la gloria. Preghiamo. Crea in noi un cuore nuovo, Signore. Vogliamo pregare anche per tutti gli ammalati, i sofferenti, nell'anima, nel corpo e nello spirito. Chiediamo al Signore la piena liberazione da tutti i mali, le guarigioni e la forza e la consolazione nel portare la croce. Preghiamo. Crea in noi un cuore nuovo, Signore. Signore Gesù, che nella pienezza dei tempi sei voluto nascere da una Vergine purissima, apri le menti e disponi i cuori ad accoglierti come il dono supremo del cielo e il frutto più prezioso della terra, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Pregate, fratelli, perché il mio vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Allode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Ci renda a te graditi, o Padre, il sacrificio che celebriamo, perché possiamo avere parte all'eterna vita del tuo Figlio,
che con la sua morte ci ha resi immortali, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente giusto rendere grazie a te, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo per il mistero della Vergine Madre. Dall'antico avversario venne la rovina, dal grembo virginale della figlia di Sion è germinato colui che ci nutre con il pane degli angeli ed è scaturita per tutto il genere umano la salvezza e la pace. La grazia che Eva ci tolse ci è ridonata in Maria. In lei, madre di tutti gli uomini, la maternità redenta dal peccato e dalla morte si apre al dono della vita nuova. Dove abbondò la colpa, sovrabbonda la tua misericordia, in Cristo nostro Salvatore. E noi, nell'attesa della sua venuta, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo l'inno della tua lode. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordo.
Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Franco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e tutti quelli che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo castissimo sposo, con gli Apostoli, San Pio da Pietralcina e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Signore ci ha donato il suo Spirito nella libertà, nella fiducia, nella speranza dei figli, diciamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu hai il regno. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Il corpo di Cristo mi custodisca per la vita eterna. Signore,
credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Preghiamo. Disponi, o Padre, i nostri cuori a ricevere nel Tempio vivo della Chiesa la Tua misericordia, perché possiamo prepararci con devota esultanza alla festa ormai vicina del nostro Salvatore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. Amen.
scenda la benedizione ora su tutti noi, su tutti gli ammalati, su tutti i sofferenti, anche sulle, scenda tutta, su tutte le nostre famiglie la benedizione di Dio. Dio che vi dà la grazia di celebrare la prima venuta del suo Figlio e di attendere il suo avvento glorioso, vi santifichi con la luce della sua visita. Amen. Nel cammino di questa vita, Dio vi renda saldi nella fede, gioiosi nella speranza, operosi nella carità, profondi nell'umiltà. Amen. Voi che vi rallegrate per la venuta del nostro Redentore, possiate godere della gioia eterna quando Egli verrà nella gloria. Amen. E per intercessione di San Pio da Pietrelcina, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andate nella pace. Rendiamo grazie a Dio. E ancora a tutti voi una buona giornata. Grazie.